Ciao e bentrovate sul canale. Oggi parliamo di correttore, in particolare di un correttore che secondo me non riceve mai abbastanza importanza. È il correttore più costoso che io abbia mai comprato, sebbene sia sì costoso, ma ce ne sono altri molto più costosi. Ma prima di dirvi che correttore è, forse le più beauty addicted lo indovineranno dalla confezione, voglio farvelo vedere in azione. Questi ovviamente sono i miei occhi senza niente, come si può ben vedere, borse, occhiaie, tutto presente. E ci mettiamo subito all'opera, vi faccio vedere su quest'occhio che differenza si può ottenere rispetto a quest'altro. La cosa bella di questo correttore è che non serve un chilo e mezzo. Ma andando ad applicare veramente una quantità esigua, io adesso lo vado a picchiettare con il dito per far vedere appunto quanto sia di facile stesura, ma soprattutto nel caso in cui non si abbiano a disposizione i pennelli specifici per il correttore, con questo si può veramente lavorare in maniera semplice perché è molto fluido e si lavora con facilità. Ne vado a mettere un altro pochino qui sulla zona un po' più esterna. Se avete già indovinato che correttore è, scrivetemelo nei commenti, così dopo vado a verificare che siete veramente delle beauty addicted. E una volta applicato vado a stendere poca poca cipria, quindi lo vado a fissare subito. La differenza penso si veda, è abissale, calcolando poi che non ho messo neanche il fondotinta, quindi non si è neanche uniformato e compattato bene con il resto del make up. Però già così è possibile vedere appunto che differenza abissale esista e soprattutto è in grado di andare a neutralizzare sia le occhiaie sia le borse, che non è cosa da poco perché ci sono dei correttori che si comportano molto bene per un caso ma meno nell'altro. Invece questo proprio riesce a uniformare benissimo, a eliminare quel senso di tridimensionalità della borsa, nonché ad illuminare bene la zona, che spesso è quello che ci serve perché magari abbiamo una tonalità un po' più grigiastra o un colorito un po' spento, e questo va appunto ad enfatizzare bene tutta la zona. A parte occhiaie e a parte le borse, è in grado di andare a lavorare bene, sempre con quantità veramente ridotte, anche i difetti, che qui abbiamo quanti ne vogliamo, ma andrò a lavorare su questo. Quindi con una quantità veramente ridotta vado a picchiettare, sfumo bene i contorni, cipria ovviamente. E resta fisso qua per tutto il giorno. Ripeto che io adesso non ho messo il fondotinta, quindi è semplicemente lo strato, piccolo strato di correttore che riesce a fare appunto questo lavoro da solo in maniera egregia. Ma adesso siamo venuti al momento di scoprire che correttore è. Se lo avete indovinato, dopo vado a verificare nei commenti, bene, altrimenti ve lo dico io. Il correttore in questione è quello di NARS, Radiant Creamy Concealer, che è uno dei correttori più apprezzati anche dalle makeup artist del mondo praticamente. Lo si può acquistare online sul sito ufficiale oppure da Sephora,
E tra l'altro quando ci sono gli sconti al 20%, la Nars rientra in questi sconti, quindi potete acquistarlo anche con una piccola riduzione di prezzo. E scontato siamo intorno ai 25 euro. Il formato è da 6 ml, che può sembrare poco, anche se diciamo sono queste le quantità delle confezioni di correttori, ma vi dura tantissimo, proprio perché se ne utilizza poco, quindi nonostante affrontiate magari una spesa un po' più importante, vi durerà veramente tantissimo. Questo è il correttore per cui io ho speso finora di più in assoluto, ma lo faccio, rifaccio, rifaccio, perché appunto ne vale veramente la pena. Sì, è vero, nei video spesso vedete anche correttori più economici, perché ovviamente ci sta utilizzare correttori più economici, ma se volete qualcosa di performante, andare sul sicuro, quindi che non faccia nessun tipo di scherzetto o che magari vi serva per durare un'intera giornata in occasioni particolari, io consiglio questo proprio ad occhi chiusi. Ci sono oltre 20 tonalità disponibili, quindi è possibile scegliere la propria, magari facendosi consigliare in negozio da Sephora se non sapete destreggiarvi. Veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tonalità e sottotono di pelle, quindi andate veramente sul sicuro. È un prodotto professionale, quindi magari se non volete spendere per altre cose, io sono sempre dell'idea, meglio avere un buon prodotto per fare per esempio una bella base del viso, una buona base del viso, piuttosto che magari avere tante, palette costose e poi non avere un prodotto adeguato per andare a creare quello che è la nostra, tela su cui andare a dipingere. Spero di avervi quindi un po' incuriosito su questo prodotto. Io, ripeto, lo consiglio ciecamente a qualsiasi tipo di pelle, a qualsiasi tipo di età, perché è veramente, versatile, quindi sicuramente, sono certa, riuscirà a soddisfare le vostre esigenze. Per questo video è tutto, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video.